francese. Attacca subito Antoine Fernandez. Ha avuto qualche problema a rientrare nei limiti di peso della categoria. Antoine Fernandez. Patrizio Oliva ha bisogno di qualche ripresa per entrare nel match. Il sinistro in jab di Oliva cerca di anticipare l'azione di Fernandez, poi è entrato col destro Patrizio Oliva. A bordo ring tra l'altro c'è stasera la moglie di Oliva, Nilia, con il piccolo Ciro, il primo figlio di Patrizio Oliva avuto dalla prima moglie, e anche la figlioletta Alessandra. Il destro di Oliva è entrato con precisione dritto nella guardia di Fernandez. Fernandez è un pugile dalle mani pesanti, e pugno potente, ma è lento, non è neanche molto mobile sulle gambe, non è molto veloce, ma è un pugile che, ripetiamo, ha un buon pugno. E poi è un guardiadestra, e Oliva non gradisce guardiadestra. Ricordiamo che non a caso l'unica sconfitta subita da Oliva l'ha subita proprio contro un guardiadestra, cioè Martin Coggi. I colpi di Oliva hanno già prodotto qualche effetto. È segnato all'arcata sopraccigliare destra Antoine Fernandez, che ha sempre l'iniziativa. Il destro d'incontro d'Oliva pescato al volto con precisione Fernandez. Sinistro, destro, sinistro, tre colpi precisi dritti da parte di Oliva, vanno a segno. Precisissimo Oliva. Fernandez cerca di accorciare la distanza, Oliva non glielo consente, soprattutto con i suoi colpi dritti. Vedete anche adesso serie di colpi dritti andati a segno da parte di Patrizio Oliva, che prende sempre sul tempo l'avversario. L'arbitro è l'inglese Morgan, i giudici sono il danese Jensen e l'olandese Adriansen. Ancora il sinistro d'Oliva ha fermato per un istante l'azione di Fernandez, che comunque attacca. Ancora il destro di Oliva dritti, sono solo colpi diretti quelli che usa Oliva come sbarramento, ma sono precisi, vedete. Il sinistro di Fernandez è andato a segno, poi Oliva carica bene i colpi e va a segno, e finita la ripresa. Una prima ripresa vinta da Patrizio Oliva, nettamente i suoi colpi dritti sono andati a segno con precisione. Sentiamo subito l'angolo di Patrizio Oliva. Esci sulla tua sinistra, cerca di stare al centro più che più. Che c'è di lui qui? Niente, non c'è niente. Lui è già segnato, è già rotto. Ha spaccato. Cioè esce in coppa a sinistra, tu gli hai portato a sinistra. Bene, abbiamo sentito l'angolo di Patrizio Oliva. Avete sentito le raccomandazioni di Rocco Agostino ad Oliva, cioè non andare sulla destra di Fernandez, cioè uscire sempre a sinistra, in modo da non prestare la possibilità al francese di entrare col destro. Ed ecco Oliva che comincia la ripresa subito con i suoi colpi dritti, anticipando l'azione di Fernandez. Il gancio sinistro di Fernandez è pericolosissimo. Oliva continua a entrare alla perfezione con il suo jab sinistro, molto spesso raddoppia il colpo. Ancora il destro dritto di Oliva, un colpo preciso
alla punta del mento dell'avversario. E vedete che Oliva cerca sempre di stare alla, di uscire alla sinistra dell'avversario. Il sinistro di Fernandez al corpo. Il destro di Oliva dritto. Bravissimo Oliva, ha mandato a vuoto l'avversario, poi è entrato con i suoi colpi. Colpendo con precisione Fernandez. Match subito molto duro, con Oliva che sta mettendo in evidenza la sua precisione. Fernandez non riesce a prenderlo e subisce un continuo, incessante lavoro di sbarramento da parte di Oliva. Il sinistro di Fernandez al corpo. Pesanti comunque i colpi di Fernandez. Toccato con la testa Oliva dall'avversario, che viene invitato da Morgan a non colpire sotto la cintura. Sanguina dall'occhio destro Fernandez, pescato da Oliva con colpi d'incontro. Un destro di Oliva soprattutto ha fatto per un istante traballare il francese, che continua ad attaccare con determinazione cercando di chiudere la strada Oliva. Oliva lo contra benissimo, lega quando è in corta distanza. Oliva finisce la ripresa, altra ripresa che Oliva si è aggiudicato. Oliva è in vantaggio, Oliva sta sfruttando la sua scelta di tempo, la sua precisione nel portare i colpi. Si sa, Oliva non è un picchiatore, i suoi colpi non sono certamente pesanti come quelli dell'avversario, ma sono molto precisi. Gambuti ci ripropone una fase al rallenti del round appena terminato. Avete visto Oliva entrare sempre coi colpi dritti. Ecco l'occhio destro di Antoine Fernandez, ferito già dalla prima ripresa. Oliva ha badato soprattutto al sinistro dell'avversario, ma Fernandez è temibile con entrambe le braccia. Vedete il destro dritto di Oliva andare a segno e poi qui schiva la reazione, i colpi di reazione di Antoine Fernandez. Siamo alla terza ripresa da San Pellegrino, è il campionato europeo dei pesi welter, è la difesa ufficiale del titolo che è in possesso di Patrizio Oliva. Ancora il sinistro dritto di Oliva, poi il destro di Fernandez, ma Oliva insiste con i suoi colpi dritti. Serie di diretti di Oliva sono andati a segno. Quando parte con i suoi diretti Oliva quasi sempre va a segno. Molto attento Oliva, tiene il guantone destro a protezione del volto. Sbilancia spesso Fernandez mandandolo fuori misura. Ancora Oliva a segno ripetutamente. Ha poi bloccato il sinistro di Fernandez. Continua a colpire l'avversario Oliva, è un buon incassatore Fernandez, ma ha subito già parecchi colpi anche in questo round. Vedete in basso sulla destra Rocco Agostino con quanta verve inciti il suo pugile. Il sinistro di Oliva pesca ancora al volto Fernandez, gli mancano gli appoggi, non è un atterramento. Bravissimo Oliva, ha fatto venire avanti l'avversario, l'ha messo fuori tempo ed è rientrato coi suoi colpi. Poi il sinistro a due mani di Fernandez. Il destro
di Fernandez, ha messo al tappeto Oliva. Era stato colpito Fernandez, ma poi il suo gancio ha mandato al tappeto Oliva. Viene contato Oliva. Dopo l'otto riprende il match, in difficoltà Oliva. Vediamo se riesce a recuperare. Fernandez all'attacco, resiste Oliva. Il sinistro di Fernandez. Oliva si difende come può, lega. Deve recuperare Oliva, deve guadagnare secondi preziosi per recuperare fiato ed energie dopo essere andato al tappeto. Oliva cerca di far trascorrere il tempo, meno di mezzo minuto alla conclusione del round. Il sinistro di Oliva tiene a distanza Fernandez. Oliva è molto intelligente, sfrutta la situazione, va ancora a segno Oliva ripetutamente, anche col destro. Caparbia reazione di Patrizio Oliva dopo essere andato al tappeto. Invitato Fernandez a tenere il capo sollevato, quando attacca finisce la ripresa. La ripresa caratterizzata dall'atterramento subito da Patrizio Oliva. E pensare che Oliva stava vincendo la ripresa, ma è stato pescato dall'avversario. Gambutici riproporrà l'azione. Ha sbagliato lì Oliva, ha girato dalla parte del sinistro di Fernandez e ha beccato il colpo. Rivediamo. Vedete Oliva che arretra, attacca Fernandez e qui ecco viene incrociato dal gancio sinistro di Fernandez. Patrizio Oliva si è portato proprio sulla sinistra di Fernandez. Oliva, quello che Rocco Agostino gli diceva prima di non fare, purtroppo istintivamente può succedere che un pugile vada dalla parte sbagliata, come è successo appunto in questo round, e Oliva è stato pescato dal gancio sinistro di Fernandez e il colpo preferito di Fernandez. Oliva è andato al tappeto, ma poi ha recuperato bene Oliva. Quarta ripresa, un difficile campionato europeo per Patrizio Oliva, che conferma le sue difficoltà con i guardi a destra. Destro di Oliva, dritto. Oliva gira attorno all'avversario. Fernandez cerca di chiudergli la strada. Oliva di tanto in tanto lo anticipa, lo manda fuori misura. Lavora il corpo, poi colpisce dietro la testa Fernandez. Il sinistro di Oliva due volte, ancora Oliva col suo sinistro, ferma l'azione di Fernandez, attacca comunque il francese. Azione di sbarramento col jab sinistro da parte di Oliva. Fernandez, ripetiamo, è un ottimo incassatore, paga lo scotto conseguente al lavoro di sbarramento di Oliva, ma è l'unico modo per accorciare la distanza. Serie a due mani di Fernandez. Fernandez tra l'altro ha battuto a Parigi un anno e mezzo fa La Rocca ai punti, fu un match molto duro, rischiò molto nelle prime riprese Fernandez, ma alla fine riuscì a battere La Rocca. Ancora Oliva dalla distanza, si è avventurato col sinistro Oliva, stavolta fuori misura, poi lega. Ancora il sinistro di Oliva, ferma per un istante l'azione di Fernandez. Fernandez gioca tutto sulla potenza dei suoi colpi, deve avvicinarsi. Battaglia durissima, Oliva entra spessissimo con i suoi colpi dritti. Fernandez incassa e poi risponde appena può, appena è a portata dei suoi colpi Oliva. Destro di Fernandez. Molto attento Oliva, aspetta l'avversario. Lo devi spostare.
Marco Oliva è un pugile molto esperto, ovviamente sul ring sa come ci si deve comportare, sa adeguarsi a qualunque situazione. Ha recuperato Oliva, cerchiamo di sentire ancora l'angolo di Patrizio. C'è il maestro D'Alessandro, ascoltala qua dentro. È il maestro della palestra di Cotena che segue Oliva. Bene. Che sto facendo? Stai guadagnando, solo che chi cerca di fare scambio e basta, non fa scambio. E quando hai portato il sinistro, pure il sinistro, hai finito con il sinistro. Non è che via, però c'è la sinistra. Dai, fa. Io passo a briga a sinistra, se no ti sono pesce. Ha finito il sinistro, se no, tutto accorto quando fai la sinistra. Avete sentito anche Rocco Agostino, che è da genovese, si è espresso in perfetto napoletano. Siamo alla quinta ripresa. Entrato col destro Oliva, il destro di Oliva entrato nella guardia di Fernandez, poi il sinistro di Oliva, deve toccare e poi arretrare Oliva, non deve restare sui colpi proprio perché Fernandez è pericoloso, soprattutto, ripetiamo, col gancio sinistro. Ancora il sinistro di Oliva, Fernandez incassa i colpi con disinvoltura. Vedete la moglie di Patrizio Oliva, Lilia Sole. Destro di Oliva, dritto. Due sinistri di Oliva, ma sono colpi di disturbo. Nel 91 ha sostenuto 7 incontri, li ha vinti tutti, 6 vittorie per KO, 1 ai punti. Due sinistri, 3 di Oliva, dritti al volto. Ancora il destro di Oliva, segno. È indubbiamente notevolmente superiore il numero dei colpi che Oliva mette a segno rispetto a quelli portati da Fernandez, ma c'è una differenza notevole anche sul piano della potenza a favore del francese. Due colpi dritti di Fernandez, poi Oliva, ancora Oliva a segno con i suoi diretti, lavora il corpo Fernandez col sinistro, il sinistro in gancio di Oliva, l'ha sentito Fernandez, ha barcollato per un istante, ancora Oliva col destro, destro di Oliva, colpi durissimi messi a segno da Oliva, costretto ad arretrare Fernandez che ha accusato, il destro di Oliva costretto a legare Fernandez, poi risponde a due mani, attacca Oliva, match altamente spettacolare, ancora Oliva a segno con colpi dritti, il destro ancora di Oliva, finisce la ripresa, un grande round da parte di Patrizio Oliva e dobbiamo dire che Fernandez ha rischiato parecchio. Sentiamo ancora per qualche istante l'angolo di Oliva. Sentiamo, si sta avvicinando il tecnico col microfono, sentiamo. Io che siamo a posto, via. Questa ripresa è pigliato 14 punti. Ci sapeva, no? Su la testa. Io l'imbuto. Too many people in the corner. Ok. Troppa gente nel corner. No, è andato via. Come a me. Too many people, look, quanto si troppa gente, via. Non è. Bene, abbiamo sentito l'angolo di Patrizio Oliva. Le soigneur d'or.
E anche Oliva ha qualche segno all'occhio sinistro. È indubbiamente un match di grandi contenuti emotivi, grande intensità agonistica, la tecnica di Oliva, la potenza e l'aggressività di Fernandez. Era andato a vuoto Oliva, è riuscito a evitare il colpo di rimessa di Fernandez. Sinistro, destro, dritti di Oliva nella guardia di Fernandez. Il destro dritto di Fernandez che cerca di chiudere la strada a Oliva. Oliva sempre molto mobile sulle gambe, poi il gancio sinistro in corpo a corpo al volto da parte di Fernandez. Interviene Morgan. Oliva deve come sempre far leva sul gioco di gambe. Dà la sensazione di voler tirare un po' il fiato in questa fase Oliva. Destro di Oliva, sinistro, destro ancora di Oliva, dritti. Il sinistro due volte al corpo da parte di Fernandez. Ma dobbiamo dire che Oliva aveva neutralizzato per buona parte gli effetti del colpo col braccio destro. Poi il sinistro ancora di Fernandez al corpo. Oliva sbilancia l'avversario, l'occhio destro di Fernandez sanguina sempre più abbondantemente. Il destro di Oliva, ancora sinistro, destro di Oliva. Sinistro di Fernandez al volto. Irriducibile, Fernandez attacca. Oliva continua a fermarne l'azione coi colpi dritti e si è avvicinato anche Oliva pericolosamente all'avversario col capo mentre attaccava Fernandez. Sinistro, destro ancora di Oliva, dritti. Il destro di Oliva ferma per un istante Fernandez. Vedete i colpi di Oliva, vanno a ripetizione, a segno. Fernandez incassa e viene avanti. Oliva lo punzecchia continuamente col suo jab sinistro. Di tanto in tanto fa partire il suo destro che carica il destro di Fernandez. Poi la risposta di Oliva, sinistro destro ancora il destro di Oliva. Pericolosi gli scambi proprio perché il francese è potente, ma Oliva è andato a segno ancora col destro. Finisce la ripresa, un'altra ripresa che Oliva ha vinto. Sul piano del numero dei colpi messi a segno Oliva sovrasta l'avversario, ma Fernandez comunque quando va a segno con precisione è molto più efficace proprio per la maggior potenza che esprime con entrambe le braccia e particolarmente col gancio sinistro. Avete visto qui il destro dritto di Oliva andare a segno e vedete come i secondi, questo è D'Ambrosio, André D'Ambrosio, il manager di Fernandez, che tampona con le pomate cauterizzanti la ferita all'arcata sopraccigliare destra di Antoine Fernandez. È un match durissimo, si prevedeva una dura battaglia anche per il fatto, come abbiamo sottolineato prima, che Oliva non gradisce i guardi a destra. Vedete Gambuti ci fa rivedere qualche istante National Rallenti, i colpi che si incrociano e siamo alla settima ripresa. Abbiamo superato la metà delle riprese previste da San Pellegrino Terme, dal casinò di San Pellegrino Terme. Oliva sta difendendo il match che lo stiamo proponendo in telecronaca diretta, la corona europea dei Welters, dall'assalto del francese Antoine Fernandez, sfidante ufficiale. Il sinistro di Oliva al volto, ancora il sinistro di Oliva. Poi lega Oliva, Oliva cerca sempre di tenere l'avversario per interromperne la ritmicità offensiva.
Ancora d'incontro è andato a segno Oliva col sinistro, poi evita il destro di Fernandez. Intanto Oliva, girando attorno all'avversario, si ferma ed entra con i suoi colpi, anticipando l'azione di Fernandez. Grande lavoro, come sempre, col jab sinistro da parte di Oliva, e i colpi di Oliva finiscono quasi sempre sul volto di Fernandez. Ora il sinistro dritto di Oliva, ma Fernandez, incurante dei colpi che subisce, avanza. Cerca sempre di stare addosso a Oliva, subisce il destro di Oliva, Fernandez, il sinistro di Patrizio, e cambia anche direzione di marcia. Due volte il destro di Oliva sull'attacco di Fernandez. Fuori misura Fernandez. Fase un po' caotica che aiuta Oliva a recuperare fiato, poi il sinistro dalla distanza al corpo da parte di Fernandez, subisce ancora un destro Oliva, poi risponde Oliva col suo gancio sinistro due volte, il destro di Oliva, e finisce il round sull'attacco di Oliva. Un grande finale negli ultimi istanti del round da parte di Patrizio Oliva, che continua ad accumulare punti. Ecco il figlio di Oliva, Ciro, a 10 anni, e per la prima volta Ciro ha voluto seguire il padre e sta seguendo il padre in un match molto difficile. Gambuti ci fa rivedere qualcosa, vedete il destro incrociato dei due pugili, poi insiste Oliva e va a segno col destro, ma col destro tocca anche Antoine Fernandez ed era l'ultima azione del round. Qui c'è il gancio sinistro di Oliva che poi schiva il destro di Fernandez, poi nuovamente il gancio di Oliva, ed ecco qui il destro di Oliva. Vedete Rocco Agostino con quanta grinta sostenga Patrizio Oliva, e siamo all'ottavo round. Oliva in vantaggio di punti chiaramente. Lavora il corpo Antoine Fernandez. Quando sono in corpo a corpo Oliva cerca sempre di imbrigliare e di frenare l'azione dell'avversario. Sinistro di Fernandez, poi lavora due mani il francese, ma i colpi sono finiti sulle braccia di Oliva, poi il sinistro di Oliva al volto. Sinistro dritto di Oliva, ancora il sinistro destro di Oliva, il sinistro sinistro di Oliva, sinistro destro di Oliva, incassa un gran numero di colpi Fernandez. Serie di schivate da parte di Oliva che poi va a segno col destro, ancora il destro di Oliva. Sembra fermarsi Fernandez che subisce una dura serie di colpi al volto. Cassatore formidabile, incassatore formidabile. Fernandez, Oliva continua a bersagliare l'avversario al volto con i suoi sinistri e destri dritti. Rocco Agostino incita dall'angolo Patrizio,
che vedete stanco appoggiarsi alle corde del ring. Match durissimo anche sul piano del dispendio di energie. Ancora colpi d'incontro da parte di Patrizio Oliva, che poi lega, cerca di liberarsi dalla presa di Oliva Fernandez e quindi riattacca il destro di Fernandez al volto. Poi Oliva in corta distanza lega. Ancora Oliva, lavoro di sbarramento, è un po' stanco Oliva, dalla sensazione di essere più stanco del francese, sta cercando di controllare la situazione. Oliva che sanguina un po' anche dal naso. Finisce la ripresa, ripresa che Oliva ha controllato. Vuoi un po' d'acqua in testa? Sì. Un po'. È una guerra caduta. Vediamo che siamo alla fine. Senti, ma non puoi fare, non ci riesci proprio a fare quel sinistro e poi pum, andare avanti col destro. Ma non fermartici. E dopo quel destro o il sinistro, pum. Io guerra. Sinistro, destro e sinistro. Per favore, trova quel lavoro, tre colpi. Sinistro, destro e sinistro. Bene, e siamo alla nona. Non è ripresa dunque. Oliva in vantaggio di punti, ma il match è sempre pericolosissimo per la potenza del francese. Il destro di Fernandez, poi il destro di Oliva, ancora Oliva col destro. Continua a pescare l'avversario, a entrare nella guardia di Fernandez. Oliva, eccola le corde, Oliva all'angolo. Poi viene via con uno spostamento laterale. Non riesce a pescarlo Fernandez. Contratto ancora dal sinistro di Oliva. Ancora il jab sinistro di Oliva. È un'autentica ossessione per Fernandez il sinistro di Oliva. Anche Fernandez è andato a segno col destro dritto. Sinistro di Fernandez al corpo, ha provato il montante destro Oliva, era impreciso, deve stringere i denti Oliva perché Fernandez resiste, attacca con continuità, non dà pause al match Fernandez. Chiama Oliva per aver usato irregolarmente il gomito, era un semplice avvertimento. Il destro di Oliva preciso, poi ancora Oliva, ma va a segno anche il destro di Fernandez. Cerca di tagliare la strada Oliva, Fernandez, il destro di Oliva d'incontro. Interviene Morgan per dividere i due pugili, è Oliva che va a cercare queste situazioni in cui può legare l'avversario per recuperare fiato. È finita anche questa nona ripresa, il vantaggio di Oliva va aumentando.
Oliva piazza sempre un numero di colpi maggiore rispetto a quello dell'avversario. Dobbiamo dire che Fernandez colpisce ora meno rispetto a prima, anche le braccia di Fernandez si sono appesantite, la sua azione non è più lucida, ma è peraltro sempre molto pericolosa, soprattutto il gancio sinistro di Fernandez è sempre in agguato, è sempre temibile, e per questo Oliva fa buon uso del gioco di gambe, si sottrae quasi sempre all'azione del francese. Rivediamo una fase della nona ripresa, vedete Fernandez che viene avanti e Oliva che entra col destro dritto nella guardia del francese. Il francese è una guardia molto aperta, i colpi di Oliva fanno sovente breccia, ma non c'è grande potenza e quindi Fernandez, che è un buon incassatore, riesce a venire ugualmente avanti. Comincia con scambi confusi questo decimo round. Sempre molto determinata la carica di Fernandez. Una box elementare Fernandez. Spinge Fernandez, il destro di Fernandez al volto, il sinistro in gancio di Oliva, poi il destro, due destri di Oliva, arretra Fernandez, destro ancora di Oliva, destro di Fernandez che traballa, barcolla Fernandez, attacca Oliva, colpisce ripetutamente Fernandez che sembra in difficoltà. Fuori misura col gancio sinistro Oliva, ancora Oliva va a segno col gancio sinistro, Fernandez in chiara difficoltà, per un istante sembrava al limite del KO, sembrava perlomeno dovesse finire al tappeto, ma era in grossa difficoltà sotto i colpi di Patrizio Oliva, che quando riesce a portare anche il destro diventa molto efficace. Ora Fernandez pescato da Oliva, poi due destri di Fernandez. Lega anche Fernandez che tirava le braccia di Oliva, poi un sinistro di Fernandez al corpo. Ha perso l'equilibrio, gli sono mancati gli appoggi a Fernandez. Riparte Oliva, è ferito anche Oliva all'arcata sopraccigliare sinistra, durissima battaglia, perde sangue copiosamente Oliva, destro di Oliva, il destro dritto di Oliva, dovrà soffrire ancora parecchio Oliva per terminare il match. Sempre incurante dei colpi di Oliva, Fernandez finisce un'altra durissima ripresa, ripresa che Oliva ha vinto nettamente e nel corso della quale Fernandez, quando era trascorso poco più di un minuto, sembrava addirittura dovesse finire al tappeto. Vediamo al rallenti il sinistro in gancio, vedete preciso di Oliva, poi il destro e qui comincia la serie di colpi di Oliva, il destro dritto ancora di Oliva, arretra Fernandez, aggiusta la mira Oliva, cerca di colpire l'avversario ma Fernandez schiva qualche colpo, non questo destro, sinistro ancora di Oliva e poi il destro ancora di Patrizio Oliva, mentre vedete Gambuti ora con le sue telecamere è andato sul volto di Patrizio Oliva per controllare la ferita, c'è anche l'arbitro Morgan che segue, purtroppo è una ferita pericolosa perché è sotto l'occhio. Siamo all'undicesima ripresa, ancora 6 minuti di combattimento. Ci sarà, ripetiamo, da soffrire molto sino alla fine.
perché il match è un'autentica battaglia durissima. Il destro di Fernandez è andato a segno. Oliva è chiaramente infastidito dal sangue che gli cola dall'occhio sinistro. Fernandez come sempre attacca, Oliva gli gira attorno, cambia anche direzione di marcia, poi va a segno col sinistro, ancora il sinistro di Patrizio Oliva, sinistro nuovamente dritto di Oliva. Il sinistro di Oliva sbilancia Fernandez, che non viene però contato, forse giusto. L'espressione preoccupata di Rocco Agostino. Sinistro ancora di Patrizio Oliva, ha portato mille volte quel colpo Oliva, quasi sempre andando a segno. Fernandez non riesce a trovare Oliva, gli va addosso ma Oliva gli sfugge. Adesso è all'angolo Oliva, schiva bene e poi lega l'avversario. Grande saggezza, ovviamente furbizia, dobbiamo dire, pugilistica da parte di Oliva, che sfrutta tutte le esperienze, i trucchi del mestiere per far fronte a situazioni per lui pericolose. Sinistro ancora di Oliva, ah, vedete Fernandez incassa e viene avanti comunque. Il pubblico di San Pellegrino Terme incita Patrizio Oliva, è una prova durissima. Ci saranno 400-500 persone nel salone in cui è stato allestito il ring. Insiste Fernandez, ma Oliva riesce a fermarlo con i suoi colpi dritti, anticipando l'azione del francese. Fernandez incassa, ma viene comunque avanti. Finisce la ripresa. Oliva in grandissimo vantaggio. Dovrà sudare altri 3 minuti per conservare la corona europea dei pesi welter. Vedete come Rocco Agostino cerca di tamponare la ferita all'arcata sopraccigliare sinistra di Patrizio Oliva, e c'è anche un taglietto allo zigomo sinistro di Patrizio Oliva. Rivediamo intanto una fase del round appena terminato. È stato il momento in cui col sinistro Oliva ha spinto più che colpito l'avversario, che ha perso l'equilibrio, e giustamente l'arbitro inglese Morgan non ha contato Antoine Fernandez. Siamo ormai agli ultimi 3 minuti del match, deve solo terminare l'incontro Oliva perché è in nettissimo vantaggio di punti. Da San Pellegrino, l'ultima ripresa del campionato europeo dei welter, Oliva Fernandez. Sinistro ancora di Oliva sull'attacco di Fernandez. È enorme la quantità dei sinistri che Oliva ha messo a segno. Sinistro destro di Oliva, precisi al volto. Sinistro ancora 2 volte da parte di Oliva e Fernandez viene sempre avanti. Spingeva Fernandez, giustamente il richiamo dell'arbitro, è partito subito
contro il francese, colpito da una testata al volto di Fernandez. Oliva stringe i denti. Oliva sempre molto mobile sulle gambe. Oliva getta sul ring le ultime risorse. Oliva Fernandez ancora all'attacco alla ricerca di Oliva, che va a segno col sinistro, poi viene via. 1 minuto e 15 secondi alla fine, arretra Oliva, va perso l'equilibrio, è in difficoltà sul piano del fiato e anche della resistenza fisica. Oliva deve proprio soffrire per finire il match. Sinistro ancora Oliva, ingancio. L'arbitro per un istante ha guardato il volto dei due per controllare l'entità delle ferite. Il destro di Fernandez sul volto di Oliva, ancora il destro di Fernandez, il destro di Oliva preciso, fa barcollare Fernandez, arretra il francese, attacca Oliva, il destro ancora di Oliva, destro di Oliva, destro ancora di Oliva, grande Oliva in questa fase, costretto a ripiegare Fernandez all'angolo. Vedete com'è, è ora il francese a cercare l'abbraccio dell'avversario. Grande temperamento, dobbiamo dire, in certe fasi da parte di Oliva. E finisce il match. Oliva ha sicuramente vinto una grande battaglia, un Oliva che ha rischiato molto, che è andato al tappeto nella terza ripresa su un terribile gancio sinistro di Fernandez, ma Oliva ha saputo recuperare. Una grande prestazione quella di Oliva contro un avversario molto pericoloso, e nonostante il bruttissimo momento, Oliva sembrava proprio sull'orlo del KO, ma è riuscito a recuperare perfettamente col trascorrere delle riprese. Vedete il destro dritto di Oliva andare a segno in queste immagini rallentate, ma col passare delle riprese, dicevamo, Oliva ha messo a segno ripresa per ripresa un gran numero di colpi, conquistando un nettissimo vantaggio. Vi ricordiamo intanto che San Pellegrino Terme ospiterà intorno a 00:50 la rubrica Pugni nella notte. Vi presenteremo il match tra i pesi welter Piero Severini e lo zairese Ecoli Zulu, quindi a 00:50 avremo ancora pugilato da San Pellegrino. Tra qualche istante avremo il verdetto, dobbiamo dare subito la linea a Roma, ma naturalmente aspettiamo il verdetto. Intanto c'è Angelo Rottoli, ricorderete, ex campione d'Europa dei massimi leggeri. Angelo, una grande battaglia. Sì, è vero, ho fatto un grande match. Scusa, voglio segnalare Oliva col figlio Ciro, col piccolo Ciro, dicevi Angelo. Siccome che è andato nelle prime 4 riprese in difficoltà tramite questo gancio sinistro, direi che è rimontato molto bene e ha fatto le ultime 4-5 riprese alla grande, un match orgoglioso. Questo francese si è dimostrato più forte del previsto. Sì, è un grande incassatore, io l'ho visto parecchie volte, e oltretutto, considerando che Oliva non ha un gran pugno, considerando anche che nelle ultime riprese Patrizio era tagliato, per cui ha avuto parecchi problemi in più, perché non è solito tagliarsi. Io credo che a questo momento, quando tu arrivi all'angolo, ti viene un senso di difficoltà, che non, solo un grande campione come Oliva che può chiaramente ha superato. Sì. Grazie Rottoli, che tra presto rivedremo sul ring. Allora aspettiamo il verdetto. Il verdetto ufficiale. Eccolo, sta arbitro, per arrivare. Arbitro Morgan. L'arbitro Oliva, Morgan. 118. Fernandez, 112. 6 punti per Oliva. 118 a 112. Jensen, Danimarca. Oliva, 118, Fernandez, 112. Anche Jensen, 6 punti per Oliva, quindi vittoria di Oliva. Adrianse,
Fernandez 114, vince 4 punti per l'olandese Adriaanse, quindi verdetto unanime. Patrizio Oliva si conferma campione d'Europa dei Welters. Amici sportivi, grazie per la vostra attenzione, un cordiale saluto.